campagna elettorale si sta concentrando in queste settimane finalmente sul confronto dei programmi. Non essere violenti non significa tacere i punti di differenza rispetto ai programmi degli altri. Ecco perché noi solleviamo perplessità profonde su alcuni punti dei programmi di Pisapia, dove Pisapia ad esempio dice che ai concorsi pubblici saranno ammessi anche i cittadini stranieri, dove Pisapia dice che si valorizzeranno le esperienze di autocostruzione dei Rom. Io traduco, i Rom potranno costruire i loro campi, le loro case, dove vorranno e quando vorranno. Dove si dice che sarà costruito un grande centro islamico con la moschea. Ecco, sappiano i cittadini milanesi che se votano Pisapia avranno la grande moschea, avranno che i loro figli disoccupati nel partecipare ai concorsi si troveranno come concorrenti dei cittadini stranieri e avranno i Rom che autocostruiscono e tanti altri punti. Quindi confronto molto netto sui programmi nel rispetto dell'avversario. Dico che sono i cittadini milanesi che devono valutare. Se a loro vanno bene le cose dette da Pisapia, votino Pisapia. Se non vanno bene, sappiano che l'unica alternativa a Pisapia è Moratti. Sono i cittadini che devono valutare. Torno a dire, se si fanno campagne sui contenuti non possono essere definite aggressive. Il termine Zingaropoli può piacere o non piacere, ma insisto, quando Pisapia dice valorizziamo le esperienze di autocostruzione dei Rom, vuol dire che i Rom potranno costruirsi case, campi, eccetera, senza limiti alcuni. Vogliamo chiamarla Zingaropoli? Mi sembra che il termine sia rozzo ma efficace.